Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Come sempre vi invito a mettere mi piace, a dire la vostra nei commenti e a iscrivervi al mio canale attivando la campanella per non perdervi nessun video sul mondo del calcio. Monza, Monza 0, Verona 0, una partita soporifera, stitichezza in quel di Monza perché si fatica a trovare il gol, gol che manca da un paio di partite, ma in generale una voglia di segnare, una propensione offensiva che ormai manca da tanto tempo. C'è chi parla di involuzione, c'è chi parla invece di godersi la Serie A e di smetterla di far polemica, e diciamo che io mi trovo esattamente nel mezzo, come sempre, tra chi fa polemica e chi invece dice di essere ottimista. E oggi vi spiego in questo breve video il perché delle mie argomentazioni. Allora, a me il Monza ieri non è piaciuto molto, devo dire la verità, ha avuto le sue occasioni. Però quando un Colpani da due passi mi sbaglia quell'occasione lì in rovesciata, che basta spingerla dentro con il piattone, diciamo che non è che è proprio il massimo. Stessa cosa per Zerbin, quando sei lì davanti alla porta e poi Mote, Colombo e di qua. Non è stato un Monza convincente ieri, solo qualcuno ha giocato bene come sempre e qualcuno invece ha fatto veramente fatica. Qual è il fulcro della mia argomentazione? È l'avversario, perché il Verona può sembrare una squadra scarsa da affrontare, ma il Verona ha i suoi giocatori e ha il suo perché. È una squadra che ha cambiato molto sicuramente dal mercato, quindi sono arrivati giocatori sconosciuti, andati via giocatori importanti, tra cui Juric, che mi chiedo ancora una volta, ma la punta del Monza ogni volta deve far fatica. Io non capisco qual è la maledizione delle punte del Monza, perché non c'è una punta che fa gol, ma da sempre. Non è che parliamo di quest'anno, l'anno scorso, da sempre. Chi arriva a Monza non segna. Boh, qualcuno me lo dovrà spiegare. Me la dovrà spiegare questa cosa. E anche altri giocatori che sono stati ceduti ovunque. Penso a Ngonghe che è andato al Napoli, a Faraoni che è andato alla Fiorentina. Quindi è un Verona che si è snaturato completamente. Devi vincere queste partite. Non è una squadra, come può sembrare scarsa da affrontare, e al suo perché, però è una squadra che è in crisi totale e sta smantellando tutto. Devi vincere, mandi un segnale negativo al campionato se pareggi 0-0 col Verona. Questa è la mia opinione. Monza che poi dovrà affrontare il Milan nella prossima partita e non è una passeggiata, quindi sicuramente bene perché si rimane in una posizione tranquilla di classifica, si può respirare aria pulita, non c'è questa pressione che hanno invece magari squadre più in basso. Però è un brutto segnale questo non riuscire a segnare, è un brutto segnale questo non trovare grandi soluzioni, perché mi sono sembrati tutti bloccati là davanti. È un po' un caos totale, e questa stitichezza nel non produrre più occasioni da gol, anche se qualcosina in più ho visto ieri. Come top io ho inserito due giocatori che sono Carboni e Zerbin. Carboni voto 7, ovviamente Andrea, e Zerbin voto 6,5. Andrea Carboni ieri grandissima prova, secondo me. Lo specchio della sua prestazione è quel salvataggio su un cross proveniente dalla sinistra, non ricordo chi l'ha messa dentro. Ha anticipato l'attaccante e ha chiuso bene. E il Verona in generale ha attaccato ieri, comunque ha fatto tante conclusioni dalla distanza, buone occasioni. Carboni è stato secondo me il migliore in campo in assoluto. Ha giocato veramente bene e non ha fatto rimpiangere l'assenza di Caldirola. Zerbini invece ho deciso di premiarlo, anche se magari non sarà stato uno dei migliori. Magari c'è chi ha premiato, ma chi ha anche punito Warren Bondo, perché magari qualche fallo di troppo, non ha il tiro, però si dà da fare come. Penso anche a Pablo Marì, come diverse volte, buona partita. Zerbin a me è piaciuto perché sulla sinistra ha dato superiorità numerica, al di là del gol che poi ha sbagliato sotto porta, ha messo diversi cross al centro, uno tra l'altro l'occasione di Colpani fallita. Mi è piaciuto, comunque ha giocato una buona partita. Mentre tra i bocciati io metto Colpani voto 5 e Dani Mota voto 5,5. Colpani è inevitabile, ha avuto non solo l'occasione della rovesciata, anche un'altra, diverse occasioni in cui doveva punire. È stato un po' troppo lezioso. E non vorrei che questo hype che ha avuto in questo campionato, dove tutti comunque lo vedono come un super giocatore, è un grande giocatore, un grande talento, io l'ho sempre detto, non vorrei che lo abbia un po' destabilizzato, perché secondo me è anche la convocazione nazionale. Io vedo che dalla convocazione nazionale in poi ha un po' diminuito i giri del motore. Ci sta, perché come ho sempre detto nei video precedenti,
non può overperformare per tutta la vita, però qualcosina in più da lui me lo aspetto, mi aspetto sempre il passo, perché è un giocatore che ha qualcosa in più degli altri, deve dare qualcosa in più. Non mi è piaciuto tanto ieri. Dani Mota invece, perché è un po' confusionario, non ha fatto bene ieri, quindi insufficienza piena per lui, mi aspetto di più anche da lui, però io voglio vedere questi due giocatori che sono Colpani e Mota nella parte sinistra della mia lavagnetta e non destra. Cosa va? Sicuramente la porta inviolata, perché Di Gregorio ancora una volta ha chiuso con un clean sheet e la difesa ha fatto bene. Le occasioni, qualcosina si è visto, è un mezzo cosa va questo delle occasioni, perché qualcosina in più si è visto rispetto all'Udinese dove non c'è stato un tiro in porta, al 90esimo il tiro di Pablo Mario di Carboni, qui qualcosina in più si è visto. Cosa non va? L'assenza totale di cinismo, perché ieri io non ho visto nessun cinismo davanti alla porta, ma tanta insicurezza, incertezza, poca roba, e il possesso sterile che è sempre tanto, il possesso palla del Monza, tanti passaggini orizzontali, verticali, avanti e indietro, ma non si fa gol, non si concretizza, non si punta verso la porta. Io ho visto tante prestazioni buone quest'anno del Monza e risalgono però troppo tempo forma, e vedo una squadra un po' diversa, un po' troppo imbrigliata, che non crea tanto. Vorrei vedere una squadra che gioca bene a calcio, che sa fare quello che può fare, e spero che a partire dalla partita col Milan si veda qualcosina in più. Queste sono le partite che bisogna vincere, ma le pareggi 0-0 non va troppo bene, quindi col Milan puoi aspettarti una sconfitta, con l'Inter pure, con la Roma anche, con la Juve anche. Queste partite devi vincere, però devi portare a casa più punti possibili in cascina per cercare di salvarti il prima possibile. Come sempre vi chiedo la vostra nei commenti, voglio sapere cosa ne pensate, vi aspetto qui sotto, quindi fatemi sapere la vostra, e vi aspetto qui sul mio canale come sempre con nuovi contenuti, e seguitemi anche su Instagram per non perdervi nessun appuntamento, nessun episodio con Monzap. Sta andando molto bene anche quest'anno il mio format, ideato con il mio amico Thomas Mauri, speriamo che possa crescere sempre di più. Chi non mi segue ancora vi invito ovviamente su Instagram. A presto qui sul mio canale con nuovi contenuti. Ciao a tutti!